Ciao a me, amici di Moviti Pulito, vi faccio un piccolo video sul YLV1, che è lo scooter elettrico in promozione questo mese, anzi in promozione è la prima volta che una promozione esiste su uno scooter, perché al di là degli eco bonus le aziende solitamente non danno promozioni aggiuntive. Proprio perché c'è l'eco bonus. Invece in questo caso siamo molto fortunati perché abbiamo 350 euro in meno rispetto al prezzo dell'eco bonus. Tenete conto che non so la data in cui vedete questo video, quindi questa roba scade il 15 maggio 2023, e non l'ho deciso io, l'ha deciso Five, che è il distributore. Vi faccio vedere un po' lo scooter, ho fatto un altro video sul canale che avete sicuramente già visto, però ve lo faccio vedere visto che ce l'ho qua a fianco, bello montato e pronto. Andiamo a vederlo insieme. Eccolo, YLV1, che a me ricorda moltissimo lo Zip della Piaggio, perché ovviamente sono ruote da 10, insomma ha delle cose in comune con quella tipologia di scooterino piccolino, non è niente di, cioè non andate a fare i viaggi con questa roba. Ovviamente è un veicolo pensato esclusivamente per la città, come vi ho detto nell'altro video. Le ruote sono da 10, però sono abbastanza spesse perché sono 80/110, e freni a disco sia anteriore che posteriore. Freno disco anteriore, le key qua, freno disco posteriore e qua, ok? Poi andiamo a vedere subito il display, che è molto molto carino. Giro la chiave, aspetto un piccolo check come tutti gli scooter elettrici ormai. Una volta arrivato sulla P vado a schiacciare il pulsante di accensione, che sostanzialmente è questo. Quando appare il contachilometri lo scooter è pronto, quindi da questo momento, mi metto di qua per comodità, da questo momento possiamo farlo partire ed eccolo. All'ora la velocità massima, adesso leggete 47 perché ovviamente è sollevato, quindi manca il peso della persona. Funzioni principali: luce abbagliante e non abbagliante, i tre livelli di velocità, quindi il primo è bloccato a 20 all'ora, il secondo andrà a 35 e il terzo libero fino a 45 km orari. Funzione che è molto utile nel caso doveste andare in centro di una città, non avete voglia di mantenere, diciamo, l'attenzione, troppa attenzione sull'accelerazione. Accelerazione, appunto, gli scooter elettrici di una volta facevi una roba così, andava subito al massimo. Gli scooter elettrici di oggi hanno, perlomeno questi, hanno un controllo molto delicato. Se io vado piano con la manopola, anche in terza velocità lui va piano, ok? Quindi non è una cosa da poco, perché la tecnologia poi è qua. Vedete che posso controllarlo tranquillamente, no? Quindi questo non è poco. Comunque andiamo a vedere il display, che è qua ed è anche ben visibile poiché è coperto da questo cupolino. Sulla sinistra abbaglianti, anabbaglianti, questa di destra, scusate, era luci o senza luci, ma vi ricordo che è obbligatorio avere le luci sempre. Abbagliante, anabbagliante, clacson e accensione o meno del motorino, perché quando c'è la P ovviamente non potete usarlo. Poi specchietti ovviamente, sulla destra luci o no, le tre velocità e la chiave di manutenzione che serve a fare un reset, ma serve più a noi che a voi quando e se dobbiamo fare dei lavori. La presa USB, il porta bottiglie o porta oggetti che ho messo qua, il gancio per la spesa, la pedana è tranquillamente libera, quindi una cassa se non due di acqua ci stanno. E andiamo a vedere sotto la sella. Sotto la sella apriamo qua a sinistra, abbiamo ovviamente la batteria. Batteria che può essere anche doppia, potete chiedere la seconda batteria da mettere qui, potete comprarla in un secondo momento, ma in questo momento non so se conviene, conviene forse comprare già il seconda batteria, cioè doppia batteria se dovete fare un numero di chilometri. La batteria si sgancia facilmente con questo spicon, che è un cavo che viene utilizzato spesso nei concerti live, quindi un cavo adatto anche a non prendere acqua, non prendere polvere. La batteria ovviamente è già libera, quindi la vado a togliere, togliendo la batteria la porto a casa e la posso caricare dove pare a me, ok? Quindi questo è il vantaggio di questi scooterini: le batterie pesano meno del dovuto. Ovviamente avete letto sicuramente, qua c'è scritto 48 volt 26 ampere, non andiamo da Torino a Napoli con un veicolo così,
però insomma, per la città va più che bene. Questo innesto si va a mettere qua dentro, una volta messo qua dentro si aggancia automaticamente, quindi anche molto veloce. Questo serve per far tenere la persona dietro. Una volta chiusa la sella, tac, si parte, giro la chiave e vado. Sarà consigliato per chi va a lavorare in città, l'ho detto già nell'altro video, secondo me questo è un veicolo che costa veramente poco, non è mai costato così poco uno scooter elettrico da quando abbiamo iniziato a venderli, quindi sì, ve lo consiglio assolutamente, approfittate di questa promozione, tenete conto che anche se non dovesse essere il veicolo definitivo, perché insomma è piccolo, fa 45 all'ora per questi motivi, può essere sempre rivenduto e nel rivenderlo considerate che l'avete pagato molto meno del dovuto, quindi questo è un grandissimo vantaggio, secondo me. Iscrivetevi al canale, venite a trovarci in via Corte Emilia 31 a Torino, oppure muovitipulito.com. Vi ricordiamo che noi spediamo questi scooter in tutta Italia. Ci mettiamo d'accordo col meccanico vicino a casa vostra e basta, perché poi c'è quattro cose da montare, niente di particolare, e anche nel caso di manutenzione possiamo farlo tranquillamente a distanza. muovitipulito.com. Ciao!